Lunedì 19 gennaio, presso l'Aula Magna del CONI al Palazzo delle Federazioni di Roma, alla presenza di circa 400 intervenuti, si è svolta la presentazione delle attività 2015 del settore sport equestre ASI e le premiazioni dei trofei e dei circuiti per l'anno 2014. Numerosi sono stati gli interventi dei professionisti che rappresentano ASI nel settore degli sport equestri. Grazie alla presentazione della dottoressa Maria Lucia Galli abbiamo trascorso un pomeriggio di arricchimento professionale. Il settore 2015 in ASI si prefigge di sviluppare il turismo equestre innanzitutto, rispondendo a quelle che sono le domande, una domanda di mercato particolarmente significativa legata ai neofiti che vogliono avvicinarsi al mondo del cavallo. Se noi pensiamo a coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, inizialmente pensano, immaginano di avvicinarsi per fare una passeggiata. Spesso si identifica il settore di equitazione di campagna esclusivamente con il turismo equestre. In realtà fra gli obiettivi di ASI c'è quello di creare delle vere e proprie scuole di equitazione orientate all'andare in campagna a cavallo. Ritornando al concetto del turismo equestre, stiamo strutturando dei viaggi a cavallo, un calendario di livello nazionale, avvalendoci dei nostri tecnici specializzati licenziati da ASI Sport Equestri, i quali stanno identificando o hanno già identificato sul territorio percorsi da mezza giornata, una giornata, più giornate, e soprattutto stiamo cercando di mettere in rete fra i vari centri affiliati ASI questi itinerari. Questo diciamo che uno degli obiettivi importanti per noi di primaria importanza è quello di diventare interlocutori privilegiati nell'ambito del comparto turistico, di creare con gli enti pubblici, con gli enti locali, con gli altri comparti, con le altre attività turistiche, delle sinergie significative affinché il turismo equestre diventi a tutto tondo una delle attività del movimento turistico complessivo. Sì, dunque, io mi occupo di discipline integrate e diciamo che stiamo uscendo adesso da una fase di rodaggio. Il settore è completamente nuovo, è nato ex novo 3 anni fa, ha avuto un suo anno di primo impatto con il pubblico, quindi assolutamente di rodaggio, e quindi siamo adesso ad una seconda stagione che per numeri direi è stata estremamente soddisfacente, dato che possiamo contare all'incirca 250 percorsi eseguiti. Per il futuro contiamo di allargare la base ulteriormente, considerato che essenzialmente ci occupiamo dell'integrazione di ragazzi speciali. Abbiamo ideato questo circuito appositamente con una didattica che possa includere tutti quanti i ragazzi, non solo i ragazzi speciali, ma anche i principianti di tutte le discipline. Per cui diciamo che la logica stessa con cui il circuito è stato ideato a partire dal regolamento, da tutti quanti i percorsi, è proprio una logica di seguire la didattica che faccia crescere gli allievi, faccia crescere i binomi, più non tanto in vista di un percorso agonistico che arriverà successivamente, ma nella sua parte più didattica. Per il 2015 naturalmente quindi cercheremo di ripetere l'esperienza e di allargare la base. ASI ha ritenuto che fosse talmente importante il contributo che questo settore poteva dare che verrà introdotto in piccola parte in tutti quanti i corsi di formazione, quindi anche tramite questo mezzo pensiamo di riuscire a raggiungere un po' tutte quante le società. E per il discorso ASI quest'anno si cercherà di uniformare un po' tutte quante le regioni per quanto riguarda l'aspetto della monta western, sia nel settore barrel che nella gincana western. Nel Lazio già ci sono diciamo, due programmi che partiranno a breve, e ci sono pure altre regioni che stiamo cercando proprio appunto per questo di uniformarle, per dare una linea guida generale un po' a tutti e cercare di concludere con una manifestazione, un evento importante che può essere la chiusura, diciamo, del fine del 2015. Ma quest'anno ripartiamo con un anno che vuol dare particolare significato alla formazione. La formazione non è intesa soltanto come corsi per tecnici che rilasciano titoli, ma stiamo sempre più comprendendo che il valore della formazione, anche permanente, è quella di mettere in rete le conoscenze e renderle trasmissibili. Il settore equestre ha bisogno di innovare alcune pratiche, innovarle nel rispetto dei bisogni emergenti. ASI
ha fatto una scelta negli ultimi anni anche di orientarsi al sociale e quindi la crescita delle persone è un punto centrale della politica dell'ASI. Le novità principali sono che abbiamo condiviso l'esigenza di fare uno step formativo di base comune a tutte le discipline, intendendo che il cavallo è uno, che la conoscenza dell'animale venga prima dell'impiego tecnico e che quindi le discipline sono un punto successivo a cui approdare dopo aver compreso bene il senso del rispetto dell'animale. ASI ha voluto inserire una commissione denominata Commissione Salute del cavallo e del binomio e sottolineare proprio questo rapporto e questa unicità che c'è nella relazione uomo-cavallo negli sport equestri. Per cui la salute, intesa come tutela, come benessere, non è riferita solo esclusivamente al cavallo né solo esclusivamente al cavaliere, ma dalla salute del cavallo dipende anche la salute del cavaliere. Diciamo, questa era la questione più importante, no? Sulla quale noi ci siamo trovati d'accordo con ASI e abbiamo dato il nostro contributo per cercare di costituire una commissione da una netta connotazione etica, perché l'etica sta alla base del raggiungimento di qualsiasi obiettivo, ma è anche un tavolo di lavoro tecnico che si propone in primo luogo la conoscenza basata su dei dati certi, qualificati, ma anche il coordinamento e l'inserimento di tutte le esperienze che sono state fatte in questo settore. E quindi il tavolo tecnico muove da lì, connotazione etica e cercare il coordinamento più possibile per raggiungere un obiettivo che è quello di tutelare il cavallo in primis, ma il binomio e gli sport equestri. Il cavallo è il fulcro, ma è anche il futuro di questo sport. Allora, i risultati che abbiamo avuto nel 2014 dal punto di vista del salto ostacoli sono stati estremamente confortanti, quindi nel 2015 verrà riproposto lo stesso programma di salto ostacoli con, devo condividere ancora queste idee con Emilio Minunzio, ma con qualche piccola modifica, e in più sarà inserito qualche concorso completo di equitazione e in più qualche test di dressage, il tutto finalizzato alla didattica, ovvero alla crescita dei cavalieri. Come ormai da qualche anno l'ASI presenta i propri progetti per il nuovo anno che è appena iniziato e poi le premiazioni per coloro che si sono distinti nel corso dell'anno precedente. Come voi sapete, non devo spiegarlo io a voi, l'ASI è un ente di promozione sportiva, ma che è molto cresciuto, che sta crescendo moltissimo in questi ultimi tempi, anche perché sta coniugando non solo una serie di discipline, dalla western a quella del turismo equestre, a quelle tradizionali del salto ostacoli, ma sta anche tenendo molto in considerazione sia tutto quello che riguarda il benessere animale che la cultura equestre, con una serie di libri che ultimamente sono stati presentati in vari centri ittici. Detto questo, io vorrei dare la parola a Claudio Barbaro, che dell'ASI globale e non soltanto del settore turismo e equitazione è il presidente. Prego. Grazie. Grazie per la presentazione, grazie soprattutto a tutti gli amici che ci hanno onorato della loro presenza oggi qui alla presentazione dell'anno agonistico 2015 del settore equitazione dell'ASI, e ovviamente grazie a Emilio Minunzio, che è il responsabile di questa splendida realtà. Non uso mezzi termini per definirla, perché è di questo si tratta, che ha dato vita attraverso una serie di iniziative, appunto Emilio Minunzio, e di attività non solo agonistiche ma anche formative, che hanno permesso di far diventare il settore ASI equitazione uno dei più importanti del nostro ente di promozione sportiva, ma che addirittura hanno posto all'attenzione di tutti coloro che amano le attività equestri, facendola diventare una realtà
che va ben oltre quella dell'ente di promozione sportiva. Però ecco, sul punto mi fa piacere operare alcuni distinguo. Noi siamo un ente di promozione sportiva e in quanto tali interessati a promuovere a 360 gradi tutte le attività sportive, ma siamo ben consapevoli del fatto che anche se sotto il profilo culturale, sotto il profilo etico, sotto il profilo anche del benessere, come diceva poc'anzi la presentatrice, abbiamo una sensibilità diversa, siamo consapevoli però nel contempo che come ente di promozione sportiva noi dobbiamo occupare un ruolo ben preciso all'interno del mondo dello sport riferito a queste attività, senza andarci né a sovrapporre né a contrapporre a quelle che sono le realtà istituzionali che per conto del CONI organizzano queste attività in Italia, che sono appunto la Federazione Italiana Sport Equestri, la FITRET, scusate ma non è la FITRET ANTE. Da questo punto di vista, pur consapevoli del periodo difficile che sta vivendo la federazione dal punto di vista istituzionale con il commissariamento, abbiamo cercato anche di non approfittarne, se possiamo dire, perché siamo sempre stati partner rispettosi dei propri equilibri, delle proprie competenze, cercando di andare a dare dei servizi in aggiunta a quelli che potevano essere affiancati alle attività tradizionali comunemente intese sotto il profilo istituzionale, riferendoci alle attività agonistiche principali. E da questo punto di vista siamo riusciti, e questo è dimostrato dalla vostra presenza qui, coniugare le attività cosiddette culturali alle quali poc'anzi abbiamo fatto riferimento con altre attività sportive a tutto tondo che andassero a integrare il panorama sportivo comunemente inteso, con un occhio ben attento alla formazione. Sotto questo punto di vista devo dire che il lavoro fatto da Emilio Minuzio è eccellente, perché ha dedicato molto spazio, oltre che all'organizzazione delle attività sportive, anche alle attività formative. E questo si è specchiato in quello che è la tendenza dell'ASI di dare particolare respiro alle attività che andassero a qualificare in maniera ben precisa a tutti coloro che fanno attività tecnica all'interno del nostro ente, perché crediamo, facendo sempre riferimento alla necessità di distinguere i ruoli, che la formazione all'interno del mondo della promozione sportiva sia stata intesa in maniera un po' troppo estensiva, se così vogliamo dire, ultimamente. Una facilità estrema di rilasciare diplomi, una facilità estrema di rilasciare brevetti. Questo nel mondo della promozione sportiva e per alcuni versi anche in alcuni rami della guidazione, ma non all'interno dell'ASI. Abbiamo quindi inteso come ASI disciplinare in maniera rigida tutti coloro che venivano diplomati all'interno del nostro ente, con un albo delle qualifiche tecniche molto rigido, al quale si accede attraverso verifiche scrupolose che vengono poste in essere dal nostro ente. E questo è un passaggio che ci ha reso, che ci ha prodotto grandi risultati e che ci è riconosciuto da tutti coloro che hanno a che fare con l'ASI, ma che abbiamo addirittura incrementato come presenza all'interno delle nostre attività, andando a qualificare ulteriormente coloro che ne fanno parte attraverso il rilascio di crediti formativi che possono essere riconosciuti a livello superiore per l'ottenimento di qualifiche di carattere generale che riguardano tutto il mondo dello sport e non soltanto l'equitazione. Questo perché ci è stato permesso? Perché da due anni esiste una legge in Italia che si chiama delle professioni non organizzate, una legge che forse alcuni neanche si sono accorti della sua esistenza, e che ci ha permesso di formare delle associazioni di categoria manageriali nel mondo dello sport. Una di queste si chiama MSA, Manager Sportivi Associati, che nasce all'interno dell'ASI ma che si esprime a 360 gradi verso tutto il mondo dello sport, e attraverso la quale è possibile rilasciare gli attestati che hanno valenza pubblica in quanto riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi un'associazione di categoria collegata all'albo dell'ASI che rilascia i crediti formativi per avere l'accesso a questa qualificazione professionale riconosciuta per legge dallo Stato italiano. Sono ragionamenti molto importanti che noi cerchiamo di delineare quotidianamente, ma cerchiamo di delinearli ovviamente sulla base di un principio che è quello della qualità della formazione dei tecnici che vengono formati all'interno dell'ASI.
da questo punto di vista il percorso che ha intrapreso Emilio ha dato degli enormi risultati e noi ci auguriamo di integrarlo ulteriormente con riconoscimenti formativi che vengono direttamente dallo Stato italiano, ma che non escludiamo poi di poter ricondurre anche all'interno del CONI. Mi riferisco in particolare a un sistema formativo che non è molto conosciuto all'interno del mondo, non tanto della promozione sportiva quanto delle qualifiche tecniche federali, che fa riferimento al sistema cosiddetto SNAC del CONI, che si sarebbe il format al quale tutte le federazioni dovrebbero ispirarsi per i criteri formativi attraverso i quali vengono predisposte le didattiche di ogni riconoscimento tecnico. Questo sistema SNAC, che è in voga dal CONI presso la scuola dello sport da qualche anno, significa che dobbiamo adeguarci a quelle che sono le indicazioni che provengono dalla Unione Europea in campo formativo. Noi ci stiamo adeguando anche in campo, nel campo dell'equitazione, lo stiamo già facendo per alcune discipline, il fitness e anche le arti marziali, senza che ciò vada, ripeto, a sovrapporsi con le competenze delle federazioni. È soltanto un format didattico che si ispira ai criteri formativi dell'Unione Europea e che noi siamo molto oligi nel rispettare, perché oramai il mercato va esattamente in quella direzione. Si può dire di essere formati a 360 gradi secondo i criteri dell'Unione Europea soltanto se si rispettano queste indicazioni, e noi ci stiamo adeguando e stiamo facendo il possibile per arrivare al meglio. Scusatemi se mi sono dilungato, però era importante cercare anche di richiamare la vostra attenzione anche sugli aspetti formativi, perché sono una parte importante, rappresentano una parte importante del nostro modo di vivere lo sport. Per quello che riguarda la parte agonistica, ovviamente lascio la parola a Emilio Minuzio, ma soprattutto lascio la parola ai protagonisti che nel corso dell'anno si sono distinti e hanno raggiunto i premi che oggi verranno distribuiti, ma soprattutto la lascio al programma di attività che il settore equitazione ha predisposto per l'anno corso. Io vi ringrazio ulteriormente e mi auguro di poter essere nuovamente ospite dell'iniziativa del vostro settore per partecipare alle premiazioni che sul campo andremo ad effettuare, perché sul campo si riconosce la qualità degli organizzatori in campo sportivo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al Presidente, è una battuta che faccio spesso, non per così, forse mi vuole o mi stima un pochino di più di quanto meriti, in realtà perché siamo esatto, tipiamo la stessa squadra, questo sì, mi sono fatto qualche nemico, spero di. No, in realtà forse il merito di aver, come dire, indovinato delle scelte, questo sì, forse lo abbiamo avuto, ma quando parlo di scelte indovinate intendo poi in realtà il coinvolgimento di giusti professionisti, di bravi tecnici, di qualificati centri o di centri anche neonati pronti e disponibili a farsi aiutare per essere sempre più qualificati.